Antonio, guarda, giuro, io non credevo che ce l'avresti fatta con Olbia. No, è assurdo, Cristo santo, quella così sembrava quasi che ti odiasse, invece ora pende dalle tue labbra. Anzi, vuoi sapere una cosa? Secondo me la dovevi mettere incinta prima. Quella è proprio come una pera cotta adesso. A proposito, ma dove stiamo andando qua? Siamo quasi arrivati. Ma che hanno queste ruote? Abbiamo bucato? No, non credo. Fermati un attimo, controlla. No, ma ti dico che è tutto a posto, vedi come va bella. Ti ho detto di fermarti. Vedi, è come ti dicevo io, va. Che cazzo fai? L'hai uccisa tu, Nella. Tonio, ma stai scherzando, vero? Che cazzo stai facendo? L'accendino, Miki. L'accendino che hai era suo. Gliel'avevo regalato io. Perché m'hai tradito? Che cazzo ti ha promesso Don Rosario? Che avresti preso il mio posto, eh? Sono fottuto, vero, Don? L'ho sempre trattato bene. No, tu mi hai sempre pagato bene. Soldi, soldi, ecco, quelli non mi hai fatti mai mancare. Però un po' di rispetto e di onore, quello mai. Non inventarti minchiate per salvarti la pelle, Miki. T'ho sempre considerato più di un amico. Un amico? Tonio, tu amici non ce n'hai. No, hai solo dei leccaculo che ti vengono dietro. Perché sei un bastardo è un figlio di puttana. Non sai che cosa faccio io, bastardi figli di puttana? Me li inculo! Come ho fatto con te? Oppure fingo di essere amico? E anche tua moglie, lei non ti può vedere. Non te lo dice perché viene paura. Ma lei gli fa schifo, lo vuoi capire? Gli fa schifo! Ah!